Camminiamo assieme una marcia di protesta per denunciare che il pedone in via Borzoli non ha diritti. Che cosa vi aspettate adesso? Dopo questa manifestazione ci aspettiamo che la civica amministrazione inizi a ragionare un po' su quello che si può fare per alleggerire la situazione di via Borzoli. Si legge da qualche parte che dopo l'apertura di via 30 giugno il traffico in via Borzoli è diminuito, ma non è assolutamente così. Noi abbiamo delle colonne di macchine già la mattina dalle 6 sino alle 9 e poi il pomeriggio iniziano dalle 14 sino alle 20. Per cui noi rispetto a due mesi fa non vediamo questi grossi miglioramenti. Un grosso miglioramento probabilmente si potrebbe ottenere con l'apertura di Corso Perrone, che servirebbe senz'altro a decongestionare la situazione di Borzoli e Fegino. Il problema è anche quello infatti delle emissioni, non soltanto le emissioni d'origine di Ipro, ma proprio l'inquinamento sì, da traffico. Stasera anche voi avete si sente prendere olfattivamente una visione di quello che sono le emissioni ad origine della Iplon. Noi vorremmo sapere, visto che dopo ripetute richieste è finalmente stata installata una centralina da parte di Alpar, vorremmo sapere cosa in effetti stiamo respirando, perché che respiravamo male lo sapevamo già. Con l'aumento di tutto questo traffico la situazione non può che essere peggiorata. È peggiorata anche nel fatto che sui poggioli di questa zona dopo il 15 di agosto iniziano a raccogliere palettate di polvere nera che erano dai tempi del traffico dei tir che non succedeva. E finisce nei vostri polmoni. E finisce nei nostri polmoni. Vorremmo sapere perlomeno di che morte dovremo morire e se dobbiamo morire a norma di legge, come sono morte le persone del Morandi, a norma di legge. Tutti dicevano che il ponte stava in salute, è crollato.